Metti una sera a cena, è uno chef per caso, anzi per passione. Di professione? Avvocato. E lei che ci fa qui? Io mi diverto. Cerco di divertirmi facendo qualcosa che mi piace tanto e che mi dà gioia e mi dà soddisfazione. Stefano Loveri di Bari ha terminato l'udienza da poche ore per correre a preparare il suo menù. È l'ultimo chef dilettante tra i partecipanti all'evento Chef per una sera. 5 cene, altrettanti chef in gara, 3 coppie, un trio e l'ultimo un single, ma solo in cucina. Nella vita, ben inteso, fanno altro. È una moda del food che comunque va tantissimo. Abbiamo deciso di portarla nel nostro piccolo anche in provincia, però abbiamo avuto una bella risonanza, quindi siamo felici anche di questo. Prima edizione riuscita, piatti rigorosamente esaminati da un'apposita giuria tra chef, questi pluristellati, e chi di cucina si intende a modo suo. Come l'ho trovato questo primo piatto? Buonissimo, 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 grazie. Azzardiamo un voto? 10. Come si trova in una giuria con chef, voglio dire, pluristellati? Però tra me e loro c'è una differenza. Loro sono chef professionali molto bravi. Io faccio il giudice, ma di pancia. La serata ha avuto tra gli altri il sostegno dell'associazione Dire, Fare, Gustare. Veramente un'idea molto carina. Tra l'altro noi abbiamo partecipato non a tutte le serate, ad alcune, in quanto siamo insomma intervenuti come sponsor tecnico. E devo dire che se la sono cavata molto bene, non è facile, quindi insomma preparare per tante persone, per una esperienza completamente nuova, devo dire bravi, tutti quanti molto bravi.